Musei e natura sorgenti dell'arte, il tema del concorso di arte contemporanea di quest'anno. Si è tenuta nel Salone Storico della Prefettura di Chieti la cerimonia di premiazione dei vincitori. Il concorso è stato promosso dal prefetto Forgione con le dirigenti dei licei artistici di Chieti, Lanciano e Vasto, in collaborazione con la Fondazione Immagine, fondata dal maestro Alfredo Paglione, presieduta da Luciano Di Tizio. Signor prefetto, l'arte protagonista, un gruppo di amici, avete pensato a questo concorso riservato alle scuole. Oggi è la seconda edizione di questo concorso d'arte che devo dire ho voluto condividere insieme a delle persone che come me, degli amici che come me qui su Chieti hanno questa passione verso l'arte, ma il vero mentore di tutta questa iniziativa è stato Alfredo Paglione, che oggi purtroppo non potrà essere presente, ma che voi conoscete come mecenate d'arte, il quale, quando parlando del mio amore verso le bellezze dell'arte, apprezzandone diciamo, le sue gesta, potrei dire, lui mi ha detto: perché non facciamo qualcosa per i giovani? Ma a me è stato un campanello, come dire, una scintilla che ha fatto subito scoccare questa idea. E c'è stata una grandissima partecipazione da parte degli studenti. Luciano Di Tizio. Sì, noi abbiamo puntato sia sull'ambiente sia sulle esposizioni museali, che sono tante importanti in provincia di Chieti. Hanno partecipato complessivamente oltre 100 studenti, sono 75 opere in concorso più 4 fuori concorso. Fuori concorso perché si può partecipare una sola opera, qualcuno ne ha presentate due, per cui vengono lasciate fuori concorso. I premi sono importanti grazie a una serie di sponsor, pubblichiamo anche un catalogo, siamo alla seconda edizione, credo che sia un successo ormai consolidato. Questa mattina la cerimonia di premiazione in cui saranno svelati finalmente i nomi dei vincitori, ma se date uno sguardo e guardate le opere che ci sono, vedete che quasi tutti avrebbero meritato di vincere, perché sono veramente dei grandi lavori. Vuol dire che le scuole d'arte funzionano bene, vuol dire che i ragazzi sono bravi, vuol dire che abbiamo buone speranze per il futuro. Tra i premiati per la sezione pittura, primo premio a Francesca Nicolai, liceo artistico di Chieti, per l'opera Api, sezione espressione libera. Primo premio a Serena Menna, liceo artistico di Lanciano, per l'opera Che cosa sono le nuvole. E quindi ho deciso di unire più tipi di arte, e quindi la pittura, quindi Magritte, la musica, quindi la canzone di De André Le Nuvole, e anche la cinematografia, quindi il titolo infatti è Che cosa sono le nuvole del film di Pierpaolo Pasolini, esatto. Sì, poi comunque questa canzone è anche attuale per il periodo che stiamo vivendo e mi è sembrato giusto usarla.